I dinosauri. Terra, 230 milioni di anni fa. Il clima era molto caldo e umido, tanto che la Terra era una grande foresta tropicale. In quel periodo i continenti iniziarono a separarsi. Il clima caldo e umido favorì lo sviluppo dei primi rettili, che erano simili alle nostre lucertole e si nutrivano di insetti. Questi rettili si chiamavano amnioti. Ben presto i rettili si trasformarono in dinosauri. Dinosauro vuol dire terribile lucertola. I dinosauri potevano essere erbivori e carnivori. I dinosauri erbivori si spostavano su quattro zampe, quadruperi, ma potevano alzarsi anche su due zampe. Il dinosauro erbivoro più grande era il brachiosauro, pesava 56 tonnellate, era lungo 25 metri e alto 13. I dinosauri carnivori si cibavano di altri dinosauri. Il più famoso è il T-Rex, ma il T-Rex era il più grande? No, il più grande era lo spinosauro, pesava 8 tonnellate ed era alto fino a 8 metri e mezzo e lungo 18 metri. Ma i dinosauri abitavano solo sulla terraferma? No, esistevano dinosauri che sapevano volare e dinosauri che abitavano le profondità marine. Il più famoso dinosauro volante è lo pterodattilo. Era lungo 11 metri, alto 3 e pesava 150 kg. Il suo volo era simile a quello di un pipistrello. I dinosauri marini erano grandissimi e si cibavano di tartarughe, ricci e alghe. A presto!